abbiamo parlato della raccolta differenziata del CONAI, servendoci del materiale didattico messo a disposizione dal sito Riciclo TV. Spieghi ai tuoi compagni che cos'è il CONAI e qual è il suo ruolo? CONAI, Consorzio Nazionale per Imballaggi, nato nel 1997 senza fini di lucro, si occupa di garantire il recupero e il riciclo dei rifiuti da imballaggio, avvalendosi di sei consorzi che garantiscono il raccordo con i comuni per il ritiro dei rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata. Il cittadino separa, il comune raccoglie, CONAI ricicla. A Catania il sindaco e l'assessore all'ambiente hanno consegnato alla città la prima isola ecologica per aumentare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati. Il comune di Catania ha firmato con CONAI un accordo che prevede il passaggio di un sistema di gestione dei rifiuti basato sulla discarica e di un sistema basato sulla prevenzione, recupero e riciclo. Ormai è chiaro a tutti che il riciclo dà nuova vita ai materiali da imballaggio e nello stesso tempo fa risparmiare energia e materie prime. Professoressa, ma in Italia c'è sempre stata questa attenzione all'ambiente e al riciclo dei rifiuti? Certamente, i padri della nostra patria avevano in mente, tra i principi fondamentali della convivenza civile, il rispetto dell'ambiente e la raccolta dei rifiuti e di loro recupero. Silvio Pellico, quando fu rinchiuso nelle carceri dello Spielberg, cari patrioti, mi han chiuso qua nelle prigioni dello Spielberg sol perché volea far la raccolta differenziata ed avea a quelli zozzoni di austriaci fatto notare che buttavano tutto senza discernere con ben dell'intelletto ciò che può essere riciclato da ciò che è indifferenziato. Lo spietato Metternich mi colse a distribuire per le strade di Milano volantini con i quali invitavo tutta la popolazione a selezionare gli imballaggi fatti di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro e a buttarli negli appositi contenitori affinché fossero consegnati al CONAI per il riciclo. In carcere, i miei cugini carbonari ed io non sprechiamo niente e riutilizziamo tutti i rifiuti, scriviamo con penne d'oca e ci appoggiamo su scrivanie fatte con cassetti di legno. Mazzini, il visionario, pensa e ripensa a CONAI, che risolverà i guai ambientali della nostra Italia. Cari affiliati della giovane Italia, nella futura Repubblica Italiana, una, libera e indipendente, il popolo deve sapere che gettare rifiuti è sì un gesto spontaneo e naturale, perché nessun essere vivente in natura li conserva, ma tale gesto deve essere compiuto secondo dei precisi criteri. Tali criteri sono quelli della raccolta differenziata, che separano i rifiuti urbani in base ai materiali in cui sono fatti, permettendo così il riciclo. Per tal motivo alla R di Repubblica ne aggiungeremo altre due, quello di riciclo e di recupero, che farà per la nostra Italia un esempio per ogni nazione. Nel nome di Dio e dell'Italia, nel nome di tutti i martiri della Santa Causa Italiana, per i doveri che mi leggono alla terra ove Dio mi ha posto e i fratelli che Dio mi ha dato, per l'amore innato in ogni uomo e i luoghi dove nacque mia madre e dove vivranno i miei figli, per il fremito dell'anima mia, creata la libertà, all'attività del bene e rispetto all'ambiente, giuro di consacrarmi tutto per sempre a rendere l'Italia in nazione, una, indipendente, libera, repubblicana e rispettosa dell'ambiente, di promuovere l'educazione ambientale del popolo italiano, con gli strumenti messi a disposizione dal CONAI. Così giuro, invocando sulla mia testa l'ira di Dio, l'abominio di uomini e l'infame dello spergiuro, sia tradisse in tutto e in parte il mio giuramento. Principessa Cristina di Belgioioso, nelle sue riunioni con gli esteri del Risorgimento, qui a Parigi, ha sentito parlare dei modi dei carbonari e della giovane Italia di Mazzini? Altro che maestro Bellini. Finalmente i giovani si sono risvegliati e cominciano a capire che solo l'Italia libera e unita può lottare per rendere il nostro paese libero e civile. Hanno capito che in civile buttare tutti i rifiuti, compreso le carte in mezzo alla strada. E così stanno cercando di far capire a tutti gli italiani che bisogna raccogliere tutti i rifiuti in uno stesso posto, per poi meglio eliminarli. Purtroppo, se non vengono raccolti con attenzione, hanno tutto punto.
mondo, anche dopo decenni, saremo ricoperti di spazzatura. Quando ero in Italia ho sentito parlare di un nuovo metodo all'avanguardia proposto dal CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. E cosa pensano di fare? Il sistema CONAI si basa sulle attività di 6 consorzi rappresentativi dei materiali acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro che vengono utilizzati come materie prime per la produzione di imballaggi. Ogni consorzio deve organizzare il ritiro proveniente della raccolta differenziata. E in che cosa consiste la raccolta differenziata? È un procedimento che vede coinvolti in prima persona cittadini che in casa devono separare i rifiuti a seconda della loro natura, perché alcuni di essi sono destinati ad avere una seconda vita. Ho capito, cerchiamo allora di pubblicizzare questo procedimento tra i cittadini. Lo sa, principessa Cristina, che ha avuto l'incarico di comporre una nuova opera per il Teatro Italiano di Parigi? E quale sarà il suo nome? I Puritani. Anzi, ho già composto un'aria che è molto bella e dice così: suoni la tromba, è intrepido, io pugnerò da forte, bella affrontare la morte, ti danno libertà, libertà dai rifiuti con aria. Caro Paolo, noi non siamo insensibili a gridi di dolore che da tante parti d'Italia si leva verso di noi per la tremenda puzza a causa dei troppi rifiuti abbandonati nelle piazze e nelle strade del nostro paese. Occorre che tutti i cittadini si mobilitino per ripulire la nostra città. Maestà, ma io prevedo che la nostra amata Italia, dopo 150 anni, sarà più sporca di prima. Io prevedo che cumuli di rifiuto e falò puzzolenti in ogni angolo dei nostri innumerevoli comuni infesteranno ed inquineranno l'aria. Caro Cavour, non sarà così. Gli italiani impareranno a differenziare i rifiuti seguendo dei criteri. Generale, ho saputo che laggiù in Sicilia la popolazione si lamenta per i cattivi odori determinati dalla moltissima spazzatura che si trovano negli angoli delle strade di molte città e paesi. Raccogliamo la spazzatura, la mettiamo nelle navi e la portiamo al CONAI. E brava Bix, così spieghiamo loro che la raccolta differenziata è molto utile. Serve a mantenere pulite le strade, le piazze e tutto l'ambiente. Serve a riutilizzare la maggior parte dei rifiuti e risparmiare energia. I siciliani, che sanno essere operosi, si metteranno subito al lavoro senza bisogno di aiuto esterno. Allora può meritare subito i 1000 volontari. Vai, e così realizziamo la famosa spedizione dei 1000 nell'isola. Ma già i siciliani sanno cosa vuol dire fare la raccolta differenziata. Viva l'Italia! Viva la raccolta differenziata! Viva le isole ecologiche! Saluto il re d'Italia, Vittorio Emanuele! Saluto Garibaldi, l'eroe di Drummond! E dopo il grido di dolore per i rifiuti abbandonati dove come è andata a finire, hanno incominciato la raccolta differenziata anche i siciliani? A dire il vero, sono già a buon punto con la raccolta differenziata. A Catania, per esempio, è stata consegnata all'impresa che gestisce i rifiuti la prima isola ecologica. E è stato firmato l'accordo tra Comune di Catania e CONAI relativo alla progettazione di un sistema di raccolta differenziata avanzato. È stata una storia interessante. Speriamo che noi ragazzi, futuri cittadini, riusciremo a rispettare la nostra amata Italia con l'aiuto del CONAI. Viva l'Italia! Viva CONAI! Italia, Italia celeste.